vacanza, sì. Da dove venite? Da Malta. Ah, da Malta? Sì. La prima volta a Salerno? Sì. Questa coppia di turisti proveniente da Malta non è la sola che ha scelto di trascorrere il Ponte di Pasqua a Salerno e provincia. In una giornata piacevolmente calda, Corso Vittorio Emanuele stamattina era la fotografia di una città accogliente, piena di visitatori e turisti che l'hanno scelta come meta da visitare. Ma se nella giornata di lunedì troveranno con certezza aperti nel centro storico di Salerno il complesso monumentale di San Pietro a Corte e il museo virtuale della Scuola Medica Salernitana di Via Mercanti, turisti e visitatori non potranno sapere con esattezza cosa faranno i commercianti ed in generale gli esercenti salernitani. Negli ultimi anni resta confermata la tendenza di tenere abbassate le saracinesche nel giorno di Pasqua, mentre lunedì dell'Angelo c'è chi è pronto al sacrificio di rinunciare alla festività per tentare di intercettare i flussi turistici. Nel cuore del comune capoluogo a restare aperti saranno soprattutto i negozi delle grandi catene nazionali che, in coerenza con quanto avviene nel resto del paese e nei grandi centri commerciali e già tutte le domeniche, saranno aperti. Benetton, Kiko, Berska, OVS, tutti al lavoro anche lunedì di Pasquetta. Peccato che nessuno si sia preso la briga di segnalarlo ai clienti, eccezione fatto per il gruppo Lamberti che ricorda con un cartello le sue aperture festive durante il mese di aprile, tra le quali spicca l'anniversario della liberazione, il 25 che cadrà di martedì. Nessuna apertura però per Pasqua e Pasquetta. Il gruppo Brancaccio un pensierino sull'apertura pomeridiana lo ha fatto per lunedì, ma poi, conti alla mano, meglio un giorno di riposo, magari aspettando anche previsioni meteorologiche migliori.